Cari fratelli e sorelle in Iraq, assalamu alaikum. Tra pochi giorni finalmente sarò tra voi. Desidero tanto incontrarvi, vedere i vostri volti, visitare la vostra terra, antica e straordinaria culla di civiltà. Vengo come pellegrino come pellegrino penitente, per implorare dal Signore perdono e riconciliazione dopo anni di guerra e di terrorismo, per chiedere a Dio la consolazione dai cuori e la guarigione delle ferite. E giungo tra voi come pellegrino di pace. A ripetere, voi siete tutti fratelli. Sì, vengo come pellegrino di pace in cerca di fraternità, animato dal desiderio di pregare insieme e di camminare insieme, anche con i fratelli e le sorelle di altre tradizioni religiose, nel segno del padre Abramo, che riunisce in un'unica famiglia musulmani, ebrei e cristiani. Cari fratelli e sorelle cristiani, che avete testimoniato la fede in Gesù in mezzo a prove durissime, attendo con trepidazione di vedervi, sono onorato di incontrare una Chiesa martire. Grazie per la vostra testimonianza. I tanti troppi martiri che avete conosciuto ci aiutino a perseverare nella forza umile dell'amore. Avete ancora negli occhi le immagini di case distrutte e di chiese profanate e nel cuore le ferite di affetti lasciati e di abitazioni abbandonate. Vorrei portarvi la carezza affeziosa di tutta la Chiesa che è vicina a voi e al martoriato Medio Oriente e vi incoraggia. Ad andare avanti, alle terribili sofferenze che avete provato e che tanto mi addolorano, non permettiamo di prevalere. Non arrendiamoci davanti al dilagare del male. Le antiche sorgenti di sapienza delle vostre terre ci orientano altrove a far come Abramo, che, pur lasciando tutto, non smarrì mai la speranza e fidandosi da Dio diede vita a una discendenza numerosa come le stelle del cielo. Cari fratelli e sorelle, guardiamo le stelle. Lì è la nostra promessa. Cari fratelli e sorelle, ho tanto pensato a voi in questi anni. A voi che molto avete sofferto ma non vi siete abbattuti. A voi cristiani, musulmani, a voi popoli come il popolo jassida, i jassidi che hanno sofferto tanto, tanto. Tutti fratelli, tutti Ora vengo nella vostra terra benedetta e ferita come pellegrino di speranza. Da voi a Ninive risuonò la profezia di Giona, che impedì la distruzione e portò una speranza nuova, la speranza di Dio. Lasciamoci contagiare da questa speranza, che incoraggia a ricostruire e a ricominciare. In questi tempi duri di pandemia aiutiamoci a rafforzare la, la fraternità per edificare insieme un futuro di pace, insieme, fratelli e sorelle di ogni tradizione religiosa. Da voi millenni fa Abramo incominciò il suo cammino, oggi sta a noi continuarlo con lo stesso spirito percorrendo insieme le vie della pace. Per questo su tutti voi invoco la pace e la benedizione dell'Altissimo. E a tutti voi vi chiedo di fare lo stesso di Abramo, camminare in speranza e mai lasciare di guardare le stelle. E a tutti chiedo per favore di accompagnarmi con la preghiera. Shukran.